Comandante, oramai dobbiamo dirlo, al passo da Dio, 2 anni straordinari, ma lei oramai è abituato, mi raccontava a telecamere spente 8 cambi in 23 anni e adesso si va a Roma. Sì, è l'ennesima tappa di una carriera ormai anche abbastanza lunga, che mi vede come parte integrante di un'organizzazione viva, sempre più attuale, che lavora per soddisfare interessi primari della collettività. Sì, sono stati 2 anni intensissimi, 2 anni molto molto belli, nell'arco dei quali non mi sono risparmiato un minuto per questo territorio e per questa splendida gente, insomma, che merita il più ampio servizio da parte delle istituzioni. In quest'ottica quindi si è cercato di essere coinvolgenti a 360 gradi, cercando di focalizzare l'attenzione dell'istituzione Capitaneria di Porto rispetto alle varie tematiche di interesse che ruotano attorno alla sua funzione. Quindi parliamo del tavolo del mare costituito che ha visto i comuni costieri sedere tutti insieme e parlare e discutere di quelle che sono le tematiche del mare, partendo dalla cantieristica, dalla portualità, allo sviluppo delle attività marittime. E quella in particolar modo incentrata sul lavoro marittimo, che è una delle principali risorse di questo territorio. Quindi un tavolo permanente di confronto, un osservatorio sul lavoro marittimo che ha dato anche la possibilità di interloquire non dico risolve, ma quantomeno di affrontare in maniera approfondita le grosse tematiche che stanno attanagliando in questo momento i lavoratori marittimi, senza perdere di vista poi quello che è la tutela del territorio nel suo complesso, quindi attività di monitoraggio a 360 gradi, operazione Miglia d'Oro, che sarà anche citata nel rapporto Ecomafia da parte di Legambiente, e che finalmente, dopo additato, notizia che non sapevo, il primo atto indice di balneabilità negli ultimi 15 anni proprio al territorio del Miglia d'Oro. E lei oggi è qui a salutare, in maniera possiamo dire forse ufficiosa, perché l'ufficialità comunque avverrà venerdì prossimo, a salutare comunque il sindaco. Qual è stato il rapporto con le istituzioni locali? È stato un rapporto di assoluta cordialità e di assoluta condivisione di idee e di azioni. È stata forse una delle chiavi di volta di questi 2 anni, cioè l'aver condiviso un'azione programmatica per il territorio e di aver svolto la più ampia e devo dire virtuosa interazione sul territorio stesso, attraverso naturalmente la compenetrazione di interessi, attraverso quella che è stata anche la condivisa necessità di sedersi a un tavolo e discutere per trovare la miglior soluzione rispetto a quel singolo problema, quella singola tematica. Sindaco Borriello, cambio di guardia alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco, che cosa ha lasciato il comandante Rosario Meo alla città di Torre del Greco? Beh, intanto ha lasciato in me una grande delusione, perché dovevo sfruttarlo di più, perché la sua passione e la sua competenza penso sono impareggiabili. Abbiamo fatto moltissime cose, ma diciamo che mi sento anche fortunato, perché mi ha garantito anche dal suo nuovo incarico nel gabinetto del Ministro dell'Ambiente ci seguirà, quindi diciamo che è una risorsa in più che avremo. Intanto non ci resta altro che curare un buon lavoro sulle orme di quello che abbiamo fatto fino adesso, anche al nuovo comandante, che sicuramente saprà continuare un lavoro prezioso e importante che ha fatto il Capitano Meo. Questioni che attenzionerete al nuovo comandante? Beh, le questioni sono tantissime. Noi abbiamo la questione porto, è una questione ormai annosa, ma io credo che il porto di Torre del Greco non può stare più in queste condizioni. Già mi sono attivato con la regione e ci siamo attivati anche con la sovrintendenza rispetto, parlo dei famosi capannoni che abbiamo sul porto, ma parlo anche e soprattutto di disinquinamento delle acque. C'è ormai un progetto che è finanziato da un bel po' di tempo, credo che sia il momento di smuovere le acque e di cominciare almeno quel tratto che va da Leopardi fino a Torre Annunziata, dove ormai c'è un accordo generale sul percorso, mentre quell'altro tratto che da San Giuseppe alle Paludi dovrebbe portare a Torre Annunziata è ancora un po' da discutere, ma anche là abbiamo il dovere di decidere di continuare. Sono stati anni straordinari quelli che ci apprestiamo a chiudere in questi giorni, anni in cui a guidare la Capitaneria di Porto di Torre del Greco è stato il comandante Rosario Meo. Il suo operato, la sua attenzione, l'amore per il proprio lavoro e per la tutela dell'ambiente hanno caratterizzato la sua attività, volta in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle popolazioni che risiedono nei nostri comuni. Comandante Meo, a nome mio, del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale e quindi dell'intera città di Torre del Greco, le diciamo grazie.
Grazie per essersi impegnato a tenere alto il valore del nostro comparto, che per numero di matricole iscritte è secondo solo a Genova. Grazie per aver tenuto alta l'attenzione verso la tutela del nostro mare, compulsando le altre autorità preposte nei controlli sugli scarichi illegali. Una battaglia che ha visto in prima linea anche il Comune e che ha dato risultati veramente molto importanti, contribuendo a migliorare il lavoro in atto per il disinquinamento del nostro mare, autentica risorsa per sfruttare le nostre indiscusse potenzialità turistiche. Grazie ancora per aver lavorato all'istituzione del tavolo permanente per le problematiche del mare, capace di coinvolgere tutti gli attori principali della risorsa più importante della nostra città. Un lavoro che si è meritato l'attenzione delle istituzioni sovracomunali, giudicato esempio di collaborazione tra enti. Grazie ancora per aver ascoltato le categorie che rappresentano i lavoratori del mare, sindacati e responsabili delle cooperative di pescatori su tutto. Insomma, ci sarebbe veramente tanto da elencare il lavoro del nostro comandante, nostro, me lo confesso, che è giusto dirlo, non avrebbe potuto fare tanto senza l'ausilio del personale che quotidianamente lavora presso la capitaneria di Torre del Greco, che quindi anche ringraziamo, ma occorrerebbero diverse ore e ritengo che in questo momento, insomma, dobbiamo ridurre i tempi e quindi non è il caso. Il mio convincimento per concludere è che il comandante Meo saprà mostrare il suo enorme valore anche nei ruoli che andrà a ricoprire nell'imminente futuro, facendo apprezzare le doti professionali e umane che ne hanno caratterizzato il lavoro qui a Torre del Greco. Grazie ancora. Comandante, già arriva gli occhi rossi adesso. Grazie, comandante. Naturalmente dobbiamo il benvenuto. Lavoro sul nostro territorio. Sindaco, abbiamo anche una targa da consegnare c'è il supporto dietro. Non vi prendete questo. Vieni. E la mostriamo. Eh sì.